All'amore, la morte di Cartesio. Questo è il titolo del primo dei quattro appuntamenti della rassegna Note Oliveriane, giunta ormai alla sua quarta edizione ed organizzata dall'ente Olivieri. Il programma di quest'estate prevede una rassegna che va dalla musica antica alla musica contemporanea e alla musica pop, con un accenno all'antica musica pesarese e un ricordo in memoria di Napoleone Bonaparte, in quanto siamo ormai giunti ai 200 anni dalla sua morte. Siamo nel bellissimo cortile della Biblioteca Oliveriana e stiamo per assistere da una parte a una ricostruzione storica di un giallo, il giallo sulla morte di Cartesio, e dall'altra parte alla ricostruzione di una delle sei passioni più grandi da lui sostenute, l'amore. L'opera di questa sera è stata concepita a quattro mani, da Pamela Lucciarini, voce e clavicembalo, e da Guido Barbieri, drammaturgia e narrazione. La musica è di Sigismondo d'India, Bartolomeo Barbarino, Francesco Cavalli, Barbara Strozzi, Claudio Monteverdi. Buonasera a tutti e pochissime parole introduttive, giusto per innanzitutto per darvi il benvenuto e per iniziare poi anche per quest'anno, per il quarto anno consecutivo, la rassegna Note Oliveriane. Siamo con Brunella Paolini, direttrice dell'ente Olivieri. Buonasera Brunella. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Grazie per averci accolti in questo bellissimo cortile e soprattutto al primo evento di questa interessantissima rassegna che prevede quattro appuntamenti. Sì, esatto, questa sera si inaugura la rassegna Note Oliveriane che l'Ente Olivieri organizza ormai da quattro anni e la particolarità di questa rassegna è che abbiamo giocato un po' sul termine note, che non sono solo le note musicali ma sono anche le note scritte, le note manoscritte, perché in effetti in ogni nostro appuntamento c'è sempre uno stretto legame e rapporto tra la musica, la parola e la storia. Possiamo svelare in anteprima qualche informazione sia su ciò che andremo ad ascoltare ed osservare questa sera e anche sui prossimi eventi che ci saranno durante l'estate. Allora, questa sera sarà raccontata in maniera molto originale da Guido Barbieri la morte di Cartesio e sarà una serata appunto molto particolare, originale, dove verranno svelati anche dei retroscena di cui poi vi parlerà anche Guido Barbieri. E tutto questo sarà accompagnato da Pamela Lucciarini, che è soprano, che suonerà anche il clavicembalo e accompagnerà questo racconto, questa narrazione con della musica del periodo di Cartesio, quindi tutta musica barocca che appunto farà da sottofondo ed accompagnamento alla narrazione della storia. E poi gli altri appuntamenti saranno il prossimo il 22 luglio e poi il 29 luglio e l'ultimo il 5 settembre. E, avremo una nuova storia, un nuovo musicista pesarese, Vincenzo Olivieri, nipote del nostro fondatore Annibale, con una storia anche questa assolutamente originale, studiata e raccontata da Maria Chiara Mazzi, con l'accompagnamento di Willem Peric, e poi Enzo Vecchiarelli e il suo gruppo Musica Parole e ci racconterà invece di Domenico Modugno, facendo un secolo temporale direi importante, ma sicuramente rimanendo nell'ambito della musica importante, appunto colta e che ha fatto la storia della musica. L'ultimo appuntamento il 5 settembre è invece dedicata a Napoleone e a una ricostruzione anche in questo caso molto particolare della vita e delle vicende di Napoleone, accompagnato da musica per arpa e corno. Brunella, e come bisogna fare per poter assistere a questi spettacoli? È semplicemente necessario arrivare un pochino prima dell'inizio degli spettacoli perché l'ingresso è gratuito, però chiaramente i posti sono limitati secondo le norme Covid che siamo tutti quanti impegnati a rispettare, e al completamento dei posti chiaramente non sarà più possibile accedere, però comunque le iniziative sono aperte a tutti, a tutta la città, e quindi aspettiamo ovviamente tutti i pesaresi e non pesaresi che volessero partecipare. L'iniziativa è promossa dall'Ente Olivieri, Biblioteca e Museo Oliveriani. L'iniziativa è in collaborazione con l'Associazione Amici della Biblioteca Oliveriana,
Società Pesarese di Studi Storici e Musiche Ameni Loci, e gode del patrocinio della provincia di Pesaro Urbino, della città di Pesaro e della Cassa di Risparmio di Pesaro. Fabrizio Battistelli, presidente dell'Ente Olivieri, buonasera, grazie anche a lei per questo invito. Grazie a voi di essere qui, è un'idea quella oliveriana di completare la sua funzione, di rendere sempre più viva la cultura nella nostra città, quella di integrare la dimensione letteraria che è principale all'interno della nostra biblioteca e presto speriamo anche dei musei, anche con la dimensione musicale, quindi diamo vita con oggi alla nuova edizione di questa estate di Note Oliveriane, nelle quali alterniamo della musica classica con musica contemporanea e anche, diciamo, nazional popolare. L'arte abbraccia un po' tutti gli ambiti, quindi parliamo di cultura ad ampio raggio, no? Letteratura, musica, e ci troviamo all'interno del bellissimo cortile. Ecco, due parole su questo luogo incantato. Beh, Palazzo Almirici è un palazzo settecentesco che conserva uno straordinario patrimonio di bellezze e di rarità bibliografiche, carte geografiche, e documenti di archivio, e sostanzialmente in condizioni di unicità, e cose molto belle che sono all'interno di uno spazio esso stesso molto bello, che potrà, crediamo, anche essere ulteriormente rilanciato attraverso questa nuova campagna di lavori pubblici che sono resi possibili dal Recovery Fund, quindi come altre importanti realtà di Pesaro godranno, se tutto va bene, la possibilità di qualificare ulteriormente la propria fisionomia. Il cortile è un vero e proprio luogo di attrazione qui nel centro storico della nostra bellissima Pesaro. Io penso proprio che per i pesaresi e per tutti gli ospiti sia un modo di gioire della cultura anche di sera, quindi. Sì, infatti intanto la cultura non ha orario e la cultura non ha confini e non ha etichette, quindi non c'è a sua volta un confine all'interno di una cultura alta, una cultura popolare, una cultura di elite, una cultura di tutti. La cultura è di tutti e quindi è bello poterla godere tutti insieme in serate come questa. Vapori che si condensano in grandi quantità sulla retina, che offuscano la pupilla e che si trasformano in acqua. E qual è la causa efficiente di questi vapori? Nient'altro che i polmoni, mia regina, gonfi del sangue che vi è penetrato. E a me nessuno ha dato il permesso di tornare, quindi il mio dubbio sul perché io sia morto è legittimo. Sapete dove abitavo all'inizio, quando tutto è cominciato? In una piccola città di nome Franeker, nel nord dell'Olanda, a 20 km dal mare. Facevo vita ritirata, sepolto nei libri, scrivevo di notte, mi svegliavo quando il sole era già alto. Ma avevo sempre accanto a me, notte e giorno, la mia fedele Elena, la madre della nostra Francine. Guido Barbieri, parliamo un attimino, entrando nello specifico, Cartesio e la regina di Svezia si incontravano e parlavano, conversavano. Di cosa conversavano? In merito a cosa? Parlavano di filosofia, naturalmente, perché fu Cristina, che era giovanissima, 17enne, e però portava la corona del Regno di Svezia da quando aveva 6 anni, la regina bambina, la chiamavano a Stoccolma, era una donna straordinaria, curiosissima, parlava 5 lingue, aveva letto tutti i libri pubblicati possibili e voleva avere con sé il libro più prezioso, cioè il filosofo in persona. E allora fece chiamare Cartesio nel 1649, esattamente, alla sua corte per discutere con lui. Tutte le mattine alle 6 lo riceveva nella stanza della filosofia della reggia reale di Stoccolma. Da lì è nato un rapporto molto forte e molto intenso, purtroppo che si interruppe molto presto nel febbraio dell'anno successivo, il 1650, perché in quell'anno Cartesio morì. E intorno alla morte di Cartesio ancora ci sono molti enigmi, molte versioni ufficiali che dicono che sia morto di polmonite, altre versioni meno ufficiali che invece lo vogliono avvelenato da un emissario del Papa. Beh, insomma, noi cercheremo di raccontare questa sera esattamente queste due ali della vita di Cartesio, il suo rapporto con Cristina e l'enigma della sua morte.
Ecco, questo sarà tutto rappresentato sotto forma di musica e di cos'altro? E di narrazione, è un racconto. Io cerco di interpretare Cartesio in un certo modo, è un monologo in cui mi fingo Cartesio, ma la parte più rilevante è la musica, perché Pamela Lucerini, che ha la specialità quasi unica in Italia di cantare e di accompagnarsi al clavicembalo, disegnerà, diciamo così, il profilo sonoro della narrazione con una serie di arie, di cantate che vengono dal repertorio del primo 600, che è per l'appunto il tempo di Cartesio. Pamela Lucerini, la voce e il clavicembalo di questa serata. Buonasera e innanzitutto un grandissimo in bocca al lupo. Crepi il lupo. Cosa andremo ad osservare, cosa andremo ad ascoltare questa sera insieme a lei? Sarà uno spettacolo che riguarda gli affetti che sono espressi nella poesia del Seicento. Quindi per la prima volta diciamo che Cartesio è il soggetto di questa pièce, diciamo, teatrale, studiata per il teatro, ma ovviamente resa spettacolo con questa musica sempre coeva del Seicento. E in pratica è un excursus tra le varie musiche che commentano gli affetti espressi da Cartesio nel suo trattato. E quindi praticamente ci sono questi affetti primari che lui, nelle passioni dell'anima, ecco, il trattato, enuncia, e quindi è stato preso, diciamo, questo avvenimento per raccontare una storia che è un giallo in pratica. Ecco, poi non vi svelo ovviamente niente di più. Le Passions de l'âme, il trattato di Cartesio, narra che sei delle più interessanti, importanti passioni, secondo lui, tra cui l'amore, non sono frutto della psiche o dell'anima, ma sono frutto del corpo. Ecco, quindi immagino che voi affrontiate questo argomento e lo interpreterete secondo una vostra chiave personale o come? Allora, in realtà questa è la chiave che appunto lui adotta per la prima volta, no? In maniera, diciamo, pseudoscientifica, ma quello che esprimiamo noi sono attraverso sei brani e più brani anche strumentali, così sono appunto tutte le passioni dell'anima, le passioni primarie, e ogni brano è dedicato ad una di esse. Quindi in realtà si parla proprio di spirito, di spiritualità, non di carnalità. Ci sono ovviamente tra le arie che canterò alcune più passionali, sicuramente anche alcune altre più intime, per esempio sicuramente l'ultima che tratta dell'incoronazione di Poppea, il lamento di Ottavia, Disprezzata regina, e il finale anche di questo spettacolo, in pratica con tantissima rabbia esprime questa frustrazione della gelosia di una regina che è ingabbiata nel suo ruolo e quindi non riesce in qualche maniera a vivere la sua condizione di donna liberamente, perché appunto ecco, il suo ruolo di regina le impone questo. Poi altre cose invece molto più liete, come Vorrei baciarti o figli, tra i primi brani, molto dolce, c'è l'imbarazzo dell'autore su quale sia, diciamo, l'oggetto da lui
non so, prediletto tra gli occhi e la bocca, che stanno a significare, no, l'anima o la carne in pratica. E quindi c'è questa piccola arietta che secondo me è un gioiello proprio di poesia prima di tutto, perché poi la musica del Seicento, quello che fa di secondo me di importante è quello proprio di mettere in musica la poesia, quindi la parola al primo posto e poi la musica, un po' come succede adesso con in pratica con il cantautorato, no? Con le canzoni è molto importante la parola e quindi tutta la musica è al servizio di questo. Non vediamo l'ora di assistere a questa pièce e quindi ci incamminiamo insieme e iniziamo. Capitolo quarto, tristezza. Ne sarebbe passato del tempo prima di avere le risposte a quelle domande, anche perché nel frattempo, come sapete, sono morto. Si dice che i morti trovino finalmente la pace, non nel mio caso, ve lo assicuro. Ho passato le pene dell'inferno anche senza esserci precipitato dentro, a meno che l'inferno non sia proprio questo. Non sapere nemmeno perché uno sia andato all'altro mondo. Ma come se non bastasse, morte a parte, il destino si è preso gioco anche delle mie povere ossa. 17 anni dopo la mia dipartita, e questo lo ricordo bene, qualcuno decise che le spoglie del grande filosofo René Descartes dovessero rientrare nella sua amata Francia. E così, alla mia bella tomba di marmo bianco, che riposava in un angolo del cimitero di Stoccolma, venne tolto il coperchio. All'improvviso le mie ossa, o quel che ne era rimasto, messe in un baule come in qualsiasi vestito da viaggio. Ma prima che il tristo bagaglio fosse caricato su una carrozza listata a nero, un capitano del regio esercito svedese, J.F.R. Landström, pensò bene di prendersi un souvenir e di mettersi in saccoccia la mia testolina. Il paradosso del filosofo. Il corpo da una parte, la testa dall'altra. Del resto, come biasimarlo il capitano, il teschio del grande Cartesio qualche moneta d'oro la valeva. A pensarci bene, il dio della chiesa non è stato molto clemente con me.
mi ha mandato all'altro mondo senza nemmeno spiegarmi perché. Non si è curato delle mie ossa, del mio cranio e nemmeno dei miei pensieri. Pensate che dopo che sono morto, gli uomini che ogni giorno gli giurano fede hanno messo all'indice tutti i miei libri, tutti, come se fossi stato un miscredente, un appestato, un criminale. Ma a lui, a Dio, non servono ancora. Adesso però è venuto il momento che io lasci questo limbo, questo niente buio da dove vi giungono le mie parole. Devo abbandonare il cortile di questo palazzo così austero. Devo lasciare alle mie spalle lo sguardo vuoto di Urbano VIII che vi osserva da quando siete entrati e anche i due giovani oleandri che gli fanno ala e cornice. Le anime dei dannati non possono certo restare per l'eternità sulla soglia del mondo dei vivi a parlare con voi. Prima però, con l'ultimo fiato che mi è rimasto, voglio gridare al mondo che ora io so. Io so che sono stati gli uomini e non il fato a porre fine ai miei giorni. E vi spiego come sono arrivato a questa verità. Ricordo bene che verso la fine del mese di gennaio, dopo un mese dall'inizio delle mie lezioni, iniziai a sentirmi debole, sfibrato, senza forze. La testa pesante appena sveglio e il fiato corto, brividi dalla testa ai piedi anche quando il caminetto nella stanza della regina rimaneva acceso. Cartesio è stato filosofo e matematico francese e si chiedeva tante cose. Diceva che tutto era riconducibile alla matematica e diceva che tutto quello che accadeva nella vita almeno una volta doveva essere messo in discussione. E chi sono io? Io sono una mente pensante. Beh, con questi enigmi, con queste domande o con queste riflessioni o addirittura con queste affermazioni vi salutiamo dalla biblioteca e dai musei oliveriani. Arrivederci.